Benvenuti nella video lezione numero 1 del corso Excel 2019 avanzato, nel quale ovviamente andremo a trattare il primo argomento di questo corso, ovvero sia i riferimenti relativi assoluti e misti. Sostanzialmente si tratta di una lezione che va a implementare quello che alcuni di voi hanno già visto nel corso base e altri invece già conoscono relativamente alle formule. Ci ritroviamo in un file che riporta le regioni italiane con la loro popolazione totale e nella colonna E dobbiamo calcolare la percentuale rispetto al totale nazionale. Il totale nazionale già calcolato nella cella C23, ovviamente sommando le popolazioni di tutte le regioni. Noi andiamo ovviamente nella cella E2 e impostiamo la divisione, cioè facciamo uguale, dopodiché andiamo a dividere la cella C2, cioè il totale degli abitanti della Lombardia, diviso slash C23, che è il totale nazionale. Diamo l'invio e otteniamo il risultato 16,36%. Attenzione perché la cella è già formattata con il formato numerico percentuale, quindi mostra già i risultati in forma di percentuale. Se questo formato non è ancora stato assegnato e stiamo ancora utilizzando il formato generale, il risultato è questo 0,1635. Vedete che cambiando appunto il formato da generale a percentuale, il valore viene moltiplicato per 100 e noi ci ritroviamo con una percentuale che ha due valori decimali che poi possiamo gestire con i pulsanti aumenta, diminuisci decimale. Detto ciò, ovviamente noi trasciniamo la formula fino all'ultima regione, Val d'Aosta. Però vedete che in tutte le formule otteniamo un errore, ad eccezione ovviamente della prima che avevamo realizzato un attimo fa. Perché? Perché la nostra formula iniziale è C2 diviso C23, se la trasciniamo diventa C3, cioè in questo caso gli abitanti della campagna, diviso C24. C24 è una cella vuota che comunque non rappresenta il totale nazionale. Ovviamente continuando a trascinare il problema si ripete, quindi C4 diviso C25, C6, C5 diviso C26 e così via. Qual è il problema? Il problema è dover tenere bloccato nella nostra divisione il riferimento C23, cioè il riferimento alla cella del totale nazionale, un problema molto frequente nei fogli di Excel. Per farlo noi modifichiamo la formula che abbiamo scritto, o per meglio dire, per farlo capire meglio, la riscriviamo. Quindi cancelliamo la formula, andiamo a riscriverla facendo C2 diviso C23, quindi dal punto di vista dei riferimenti delle celle non cambia niente, dal punto di vista del tipo della formula non cambia niente, ma il riferimento C23 va bloccato. Per bloccarlo si inseriscono davanti alla C e davanti al 23 il simbolo, si inserisce il simbolo del dollaro. Per farlo rapidamente si preme il tasto F4 della tastiera e quindi potete vedere appunto che davanti al riferimento di colonna C e al riferimento di riga 23 appare un dollaro. Questo dollaro serve per evitare che il riferimento di riga di colonna vada a modificarsi durante il trascinamento, cioè praticamente il riferimento alla cella C23 diventa un riferimento fisso, o per meglio dire assoluto, cioè non cambia mai quando noi trasciniamo la formula. Proviamo, dando invio ovviamente sulla riga 2 otteniamo lo stesso risultato di prima, ma trascinando noi abbiamo tutte le percentuali corrette. Per controllare che siano corrette, le si seleziona, si controlla in basso a destra quelli che sono i calcoli riepilogativi che Excel effettua sempre ogni volta che selezioniamo un gruppo di celle e vedete che la somma in questo caso ci dà un totale del 100% esatto, quindi siamo sicurissimi che queste percentuali di incidenza rispetto al totale nazionale siano corrette. Vedete che la formula divide sempre per la cella C23 che è bloccata appunto utilizzando il simbolo, o meglio, i simboli del dollaro. Andiamo a fare un altro esempio. Cambiamo file, cambiamo allegato e andiamo su questo file che si chiama Delitti, dove abbiamo una serie di distretti di corte di appello, il numero di condannati da queste corti di appello per un periodo di tempo che va dal 2001 al 2006 e le colonne con le celle colorate di giallo che rappresentano la percentuale in quell'anno rispetto al totale visualizzato e già calcolato nella riga 17. Noi dobbiamo scrivere la formula e sostanzialmente la formula al di là dei riferimenti è identica a prima, quindi si va a dare l'uguale, si prende la cella che fa riferimento al distretto di Ancona, quindi la cella B4, e la si divide per la cella del totale nazionale B17.
Chiaramente potremmo pensare di bloccare anche qui il riferimento B17 inserendo i dollari premendo F4, corretto, trascino la formula per tutta la corona del 2001, ma a questo punto mi rendo conto che la stessa formula la devo fare anche per i 5 anni successivi. Però non posso copiare e incollarla perché andrei sempre a dividere il numero di condannati del 2002 sul totale del 2001, commettendo un errore decisamente grave. Per evitare di dover rifare questa formula per 5 volte, la andiamo a scrivere anche qui in un modo più intelligente, quindi la cancelliamo da questo gruppo di celle e la scriviamo in questo modo, uguale B4 diviso B17. Non ci piove, ma ci rendiamo conto che i totali di ogni anno sono tutti posizionati sulla riga 17, ma in colonne differenti. Per cui il segno del dollaro, il simbolo del dollaro, non lo inseriamo per tutta la cella B17, cioè non blocchiamo sia la riga che la colonna, ma blocchiamo solamente la riga. Premiamo F4 una volta e poi un'altra. Vedete che il dollaro si posiziona davanti a 17, cioè davanti al riferimento di riga. Se lo avessimo premuto 3 volte, il simbolo del dollaro si sarebbe posizionato davanti alla B, quindi bloccando la colonna. La quarta pressione provoca l'eliminazione del riferimento assoluto misto e quindi si ritorna al riferimento relativo, cioè i dollari spariscono, e via così all'infinito perché il tasto F4 funziona, diciamo così, in loop, cioè possiamo continuare a premerlo e lui ricomincia sempre da capo a effettuare il suo comando. A questo punto noi premiamo invio, otteniamo 3,2, non ci sono problemi, trasciniamo la formula fino alla riga 16, perfetto, vedete in basso a destra ancora il totale, somma 100%, copiamo queste celle che abbiamo appena trascinato, quindi sono già tutte selezionate, le andiamo ad incollare sulla prima cella della colonna E, tasto destro incolla, oppure nelle colonne successive potremmo anche fare CTRL V, così come per copiare possiamo fare CTRL C. Naturalmente dobbiamo copiare e incollare perché la formula deve essere appunto incollata in celle che non sono adiacenti rispetto al punto in cui l'abbiamo scritto, cioè noi abbiamo scritto la formula in un intervallo di celle della colonna C e poi la dobbiamo riportare nella colonna E. Non possiamo trascinare perché di mezzo ovviamente la colonna D è assolutamente compilata e quindi compilata deve rimanere. Non possiamo trascinarci sopra qualcosa perché andremo a cancellare i dati che ci sono. A questo punto effettuiamo un controllo, selezioniamo le celle del 2004, le percentuali di incidenza del 2004 e vedete che danno ovviamente il 100%. Facciamo anche nel 2006 che vedete che danno il 100%. Quindi le nostre formule sono corrette perché, come potete notare, la nostra formula, una volta copiata e incollata, fa riferimento nella colonna I alla cella H4, cioè Ancona 2004, e alla cella H$17, cioè il totale del 2004. Quindi abbiamo tenuto bloccata la riga, ma abbiamo tenuto variabile la colonna. Si parla in questo caso di riferimento misto, perché solo una parte del riferimento è bloccata, quindi il dollaro in questo caso blocca soltanto la riga ma non la colonna. Quindi quando blocchiamo tutto il riferimento inserendo fondamentalmente 2 dollari, uno davanti alla colonna, uno davanti alla riga, si parla di riferimento assoluto. Quando blocchiamo soltanto la riga o soltanto la colonna, si parla di riferimento relativo, pardon, misto. E quando non blocchiamo assolutamente niente, si parla invece di riferimento relativo.